Oggi vedremo quale accortezze prendere nel caso di una bicicletta ferma da un po' di tempo. I copertoni dovrebbero essere in buono stato. Se fossero consumati, come questo dietro che vediamo, oppure presentassero delle crepe, sarebbero da sostituire. La sicurezza in bici prima di tutto. Lo stato dei pattini dei freni dovrebbe essere mantenuto sempre efficiente per far sì che sul cerchio vadano a impattare bene durante la frenata. La regolazione della sella. Ci sono due modi, diciamo un po' grossolani, per vedere se la bicicletta è stata regolata bene per noi. Ci si pone vicino alla bici e si mette la sella all'altezza del bacino, regolandola tramite l'apposito sblocco. Altrimenti un altro modo è quello di mettersi sopra la bicicletta, mettere il tallone poggiato sul pedale e verificare la completa estensione del piede in questo modo. Così facendo, durante la pedalata avremo sempre un angolo del ginocchio che non andrà a far male alla nostra muscolatura. Arrivati sul luogo dell'appuntamento, sarà opportuno decidere bene come fissare la nostra bicicletta, soprattutto in città, anche se la bici non è apparentemente attraente, purtroppo esistono molti furti. Sarà bene cercare di legare entrambe le ruote e il telaio. Quello che ci occorrerebbe è un antifurto, una corda d'acciaio abbastanza lunga e leggera che ci permetta di fare questa operazione. Così saremmo tranquilli di aver legato sia il telaio che le ruote della nostra bici, che non sembra, ma come ricambi vengono rubate altrettanto alle biciclette. L'altra cosa a cui dovremmo stare attenti, se la nostra sella è di gran valore, a toglierla se ha questo tipo di blocco, cioè quello rapido. Infatti anche le selle in questo modo possono essere rubate. L'alternativa è quella di sostituire questo tipo di chiusura a quella costituita praticamente da una vite a brucola che entra dentro il collarino. Il ladro in quel caso si dovrà attrezzare con un delle chiavi.